È stata una giornata di festa, quella del 2 agosto, alla casa dei Tigli di Maggiano, dove Paolo, Lucia, Claudia e Ilaria hanno iniziato una nuova vita con il supporto di operatori dedicati ma in autonomia rispetto alla famiglia di origine. L'abitazione in cui risiedono, la seconda aperta nella zona Piana di Lucca grazie al percorso Dopo di Noi, è stata infatti inaugurata alla presenza di tutti coloro che hanno reso possibile questa importante iniziativa riservata a persone con disabilità di tutta la Piana. La casa è stata messa a disposizione dall'azienda USL Toscana Nord-Ovest nell'ambito del progetto di vita dedicato a persone con disabilità quando viene meno il supporto dei genitori con finanziamento della Regione Toscana. La casa dei Tigli è immersa nel verde della campagna ma in prossimità di servizi e attività commerciali primarie ed è caratterizzata da un suggestivo giardino con grandi alberi, da qui il nome della residenza, oltre che da 4 camere, un salotto, una cucina, 3 bagni. Le 4 persone hanno effettuato un lungo percorso di distacco dalla famiglia e quindi di autonomia, con attività di durata progressivamente crescente, raggiungendo così la consapevolezza e la capacità di avere una propria vita e anche una nuova famiglia. Ad affiancarli in questa esperienza ci sono gli operatori della cooperativa La Mano Amica. La disponibilità di questa seconda casa per persone con disabilità prive di sostegno familiare e incarico ai servizi territoriali è stata promossa dalla zona distretto di Lucca. Sì, oggi siamo venuti proprio per dare un augurio sincero e caloroso di buona vita a 4 persone, un uomo e 4 donne con disabilità che da oggi iniziano una vita in autonomia dalla loro famiglia e quindi è un momento importante che può essere difficile ma anche felice. Saranno accompagnati dalla cooperativa della Mano Amica con il sostegno ovviamente della zona distretto e dell'ASD, dei comuni, della conferenza zonale nel percorso cosiddetto del Dopo di Noi, ma che comincia anche durante, cioè mentre i genitori, la famiglia sono ancora presenti, ma non possono più curare i propri cari e quindi questi iniziano a vivere in una nuova famiglia. Ecco, noi speriamo e gli staremo sempre accanto che da oggi possano camminare da soli con il supporto di cui hanno bisogno. E il presidente della conferenza dei sindaci della Piana di Lucca, Mario Pardini, evidenzia come con la sinergia tra enti e associazioni si possano raggiungere importanti obiettivi. Sì, penso che sia fondamentale in tutte le cose, ma in questo settore in particolare ne è una dimostrazione quello che oggi siamo qua a inaugurare. Questa seconda casa della nostra zona, che non è scontato perché siamo una delle pochissime zone a avere 2 case, 2 strutture di questo tipo, che come è stato già detto darà ospitalità quindi a 4 persone e una quinta si aggiungerà prossimamente. È un esempio di sinergie fra istituzioni, fra enti, fra associazioni. Tutti insieme possiamo superare un momento sicuramente in generale difficile, ma quando le cose le facciamo in sinergia abbiamo sempre dei grandi risultati. La rilevanza di questa giornata per la Piana di Lucca e non solo è stata sottolineata anche dalla sindaca di Altopascio, Sara D'Ambrosio, dall'assessore del comune di Porcari, Michele Adorni, dalla direttrice dei servizi sociali ASL Toscana Nord-Ovest, Laura Guerrini, dalla responsabile della salute mentale adulti di Lucca, Adalgisa Soriani, e dal presidente della cooperativa La Mano Amica, Luca Rinaldi. Hanno partecipato all'inaugurazione anche gli altri rappresentanti del tavolo di coprogettazione per il Dopo di Noi, di cui la zona distretto Piana di Lucca è capofila, quindi l'associazione ANFAS Lucca, La Mano Amica, Iris, Luce, Croce Verde Lucca. Presenti anche i sostenitori del progetto, la Fondazione per la Coesione Sociale Onlus, Capannori Servizi e i comuni della Piana di Lucca. Tutti uniti a salutare e augurare buona vita a 4 persone che con grande entusiasmo iniziano una nuova importante avventura.